Allora, salve gente, oggi vi voglio parlare del writer's block. Allora, essendo un compositore e componendo musica ambiente dal cambio dal 2009, mi è capitato delle volte di avere il writer's block, di non sapere cosa scrivere, di non sapere cosa comporre. Una volta, anche più di una volta, ho diciamo saltato il writer's block andando a camminare per la natura. A me camminare per la natura mi rilassa, rilassa la mente, ispira, perché mi lascio più delle volte ispirare dalla natura, da quello che vedo a giro per i paesi o comunque in campagna, in bosco, cose così, e mi viene l'ispirazione. Certo, a non tutti capita così, eh? Cioè, non tutti escano per strada così un giorno e dicono ok, ho saltato il blocco dello scrittore. No, il writer's block a volte è anche una cosa seria. Una volta l'ho risolto anche e avevo diverse cartelle di sample vecchie che utilizzavo spesso nelle mie musiche. Ho detto ok, basta, da questo giorno qui cancello questa cartella e ogni settimana faccio una cartella nuova di nuovi sample, perché sennò cadi sempre, inevitabilmente, a usare sempre gli stessi sample. Invece se te cancelli totalmente la cartella che usi da mesi, mesi e mesi degli stessi sample delle tue musiche e li registri nuovi, c'è più possibilità che tu faccia qualcosa di nuovo, no? Perché se continui a usare la stessa cartella dei stessi campioni sonori che hai registrato 3 anni fa, è logico che le musiche ti suoneranno su per giù come ti suonavano 3 anni fa. È inutile star di no, ti suoneranno a quel modo lì. Invece, una cosa che consiglio a chi ha il writer's block, almeno se componete musica ambient e dark ambient, scancellate vecchi sample, scancellateli, eliminateli, dimenticateveli, utilizzate sample sempre nuovi, perché è inutile stare a ricascare sempre negli stessi campioni sonori, non vi serve a nulla cascare sempre negli stessi campioni sonori, è brutto. La gente se ne accorge che usate sempre gli stessi sample, usate cose nuove, fatevi ispirare da qualcosa, da qualcuno, da una lettura, da un film, da quello che vi pare, ma fatevi ispirare e soprattutto cancellate i vecchi sample, che non vi serve a niente avere vecchi sample sempre lì nella stessa cartella. E in natura, registrate la natura, registrate uno strumento, suonate la vostra chitarra in modo diverso. Fatevi. La chitarra non ha, ad esempio, la chitarra non deve essere usata solo nel modo classico. Io, ad esempio, nel modo classico non la so suonare. Io la chitarra la suono come un violino, come una viola da gamba, come una viola, perché io la chitarra normalmente non la so suonare. Mi lascio ispirare dallo strumento. Lo strumento ha uno strumento, come qualsiasi strumento, ha diverse sfaccettature, può essere suonato in diversi modi. Non guardate lo strumento solo per come è. Una chitarra può essere usata che so, con un pezzo di ferro sopra le corde, lo so, è una bestemmia per i chitarristi, però perché non potete farlo? Perché non farvi ispirare da qualcosa? È questo che vi causa il writer's block, perché non avete più ispirazione anche dal vostro strumento, vedete il vostro strumento per come è e basta, e non vedete oltre, buttate sulle corde, io ho buttato sulle corde della mia chitarra dei gusci di pistacchio. E hanno un bel suono. Il suono della cascata dei gusci di pistacchio sulle corde di chitarra ha un suono bellissimo. Poi dovete levare, poi c'è il problema di dover levare i pistacchi da dentro della chitarra, ma intanto vi siete fatti ispirare da qualcosa di strano, da qualcosa di naturale, qualcosa di non normale, ecco, diciamo, qualcosa che comunque ispira. Una chitarra non è solo una chitarra, una batteria non è solo una batteria, un tamburo non è solo un tamburo, può essere usato anche come cassa di risonanza, se ci pensate. È bello, ogni strumento ha tante sfaccettature. Ecco, tutto qua. E niente, questo è quello che volevo dire, perché molti soffrono appunto di writer's block e non sanno sbloccarsi.